Ringraziare come al solito naturalmente l'amministrazione comunale che ha voluto questa iniziativa, l'associazione Blow Up, la libreria Nave Cervo e do la parola subito all'assessore Lorenzo Rossi per un bilancio. Buonasera a tutte e tutti, grazie Costantino e grazie soprattutto ad Arbitusa, il professore che ci onora della sua presenza, sicuramente tra le più qualificanti in questi due bellissimi anni di conti con la storia. Un bilancio, io penso che come è accaduto già lo scorso anno, questa sia stata una scommessa vinta. Abbiamo dimostrato che anche in una realtà di provincia, lo ripeto spesso, è possibile organizzare manifestazioni di un alto livello culturale che apparentemente potrebbero sembrare manifestazioni di nicchia come la rassegna dei conti con la storia, trovando la chiave giusta. La chiave giusta è quella di affrontare un argomento come la storia contemporanea, non solo, perché poi in alcuni casi siamo scivolati più indietro, con chiavi di lettura originali. In questo caso con Costantino, con l'associazione Blow Up, in particolare non posso non ringraziare Sergio e Fabrizio, sempre instancabili al nostro fianco, abbiamo provato a affrontare quegli aspetti della storia che rimangono ancora discussi, aperti, talvolta conflittuali, dialettici, stimolanti e sfidanti. Il riscontro c'è stato un riscontro in termini di presenze, ma soprattutto in termini di discussione. L'altra volta si parlava con un amico, che poi purtroppo tante volte non può venire, e mi diceva che una cosa per cui lui vorrebbe continuare a vedere questo percorso amministrativo con Rottamare è una, ma sorpreso, è questa manifestazione. Pensavo, chissà, mi dice la ristrutturazione del lungomare, magari un'opera pubblica, un servizio sociale. Dice no, perché i conti con la storia. Quelle sono le soddisfazioni più grandi, significa che abbiamo fatto un buon lavoro e quindi non vi rubo altro tempo, vi dico che questo è un appuntamento tra tutti quelli che abbiamo avuto molto caro a me, perché ritengo che il tema, per quanto possa sembrare inflazionato, soprattutto dopo il centenario lo scorso anno della marcia su Roma, io so qualcosa perché sono nato infaustamente il 28 ottobre, invece un tema che ha ancora molto da dirci, quello del legame tra il fascismo, esiste ancora il fascismo, cioè c'è tutto questo dibattito aperto, e la violenza. In quali forme? Spero che ne venga fuori una discussione, ne sono certo, anzi interessante, e quindi vi lascio la parola, grazie. Grazie. Grazie Lorenzo, e mi auguro anch'io, ma sono certo, per me e penso per tutti noi, è un onore avere qui David Bidussa. Immagino molti di voi già conoscono le sue opere, la sua attività di intellettuale, come dice lui, soprattutto delle idee, no? Perché discutevamo anche prima come questo paese trova anche una difficoltà ad avere degli intellettuali engagé, diremmo, no? Soprattutto in questo periodo, forse da alcuni anni. E invece, come sapete, David ci ha dato prova in tante sue opere, in tante sue riflessioni, saggi, volumi che trovate qui, non vi sto ancora mai, che è la miglior difesa anche alla nostra capacità di essere cittadini consapevoli, quella di leggere dei buoni libri, in questo caso di storia, non solo. E quindi veramente, veramente per noi è veramente un onore, in particolare partendo dall'ultima sua fatica, qui vedete, probabilmente è un'antologia da lui curata, Benito Mussolini, scritti e discorsi 1904-1945. Beh, certo, è chiaro, per quanto riguarda il nostro paese, quando tocchiamo alcuni temi come la figura di Mussolini, il regime fascista, la continuità dello Stato, sappiamo bene che, come ci diceva l'altra volta, un'iniziativa più o meno dedicata al fascismo più locale, Massimo Papini,
ha un suo, uso un termine un po' brutale, un suo mercato, un suo ascolto, no? Lui diceva, il libro che è stato più venduto di quelli che lui ha fatto sulle Marche, si è occupato di vari partiti politici, di vari momenti storici, è proprio quello sul fascismo delle Marche. Quindi ci dice molto di come ci sia una voglia anche di conoscere, di sapere, ma anche come appunto Mussolini, quel ventennio, sia forse ancora presente, ci fa discutere, divide ancora. È anche difficile trovare le parole quando pensiamo, oggi c'era un bellissimo articolo anche sul Domani, se si è letto, se no, ci può essere una conciliazione oppure no, che la parola stessa a me fa venire un po' l'orticaria, però diciamo i conti con quella storia forse non l'abbiamo fatti fino in fondo e forse manca anche la capacità di averne coscienza, dico io. Quindi questa antologia è sicuramente importante come punto di riferimento. Io partirei con chiederti, David, in particolare, ecco, tu poni anche qui l'accento su una cronologia che va dal 1904 al 1945. Smontando, se vogliamo, anche all'interno, ma poi magari entreremo più nello specifico, quello che per tutti noi che ci occupiamo di storia contemporanea, in particolare del ventennio, è stato un po' il punto di riferimento di colui che forse, ma in parte anche tale, l'opera di De Felice, no? Tutti i vari momenti storici ed è forse anche quella, l'opera dei Naudi, no? Importante, ma a mio avviso, ecco, anche smontare quella cronologia che lui ci propone, avere uno sguardo diverso, non fosse altro per le risultanze che abbiamo avuto negli ultimi anni della ricerca storica, anche ripensare quello che è stato non solo il ventennio, ma la nuova documentazione che è emersa. Quindi partirei proprio da questo, diciamo, come e perché partiamo dal 1904 e fondamentalmente, ecco, la figura di Mussolini, chiamiamolo nella prima fase, che a me sembra anche qui un punto centrale dei discorsi anche dentro questa antologia. E ti ringrazio di nuovo. Allora, io prima di rispondere a questa domanda vorrei provare a raccontarvi in 3 minuti cosa significa oggi un laboratorio di storia, perché se no, secondo me, noi rischiamo, come dire, di vendere il prodotto, ma invece la prima cosa che oggi, secondo me, bisogna fare è riuscire a costruire la voglia di domande, da cui poi i prodotti vengono anche fuori, vengono fuori dei prodotti diversi tra di loro, però non voglio vendere risposte. Allora, la cosa che vi voglio raccontare è cos'è oggi per me occuparsi di storia. Allora partirò da una cosa che mi ha insegnato uno dei miei maestri, che insegnava, ora un signore che ha 93 anni e quindi non insegna più, ovviamente, tantissimi anni fa, nel 1982, a Gerusalemme, è un signore che si occupa di teoria della letteratura. Quindi non si occupa, non è uno storico contemporaneo. Quando sono arrivato a Gerusalemme, sono arrivato semplicemente perché avevo vinto una borsa del Ministero degli Esteri per andare a studiare 2 anni fuori dall'Italia. In quel momento Gerusalemme non era una realtà, come dire, di mercato, e quindi non c'era nessuno. Il motivo per cui l'ho vinta è perché c'era nessuno, c'era una borsa, l'ho vinta io, ero l'unico che avesse fatto la domanda, ok? Anche perché nella vita io sono sempre arrivato primo tra gli esclusi, cioè quindi era sicuro che c'era un secondo la vedenza. Allora questo signore, a un certo punto, viene detto che io mi devo rivolgere a questo signore che mi avrebbe dovuto seguire per il mio dottorato, e questo signore apre un corso per i dottorandi sul tema di cosa significa la letteratura, e la prima lezione la fa sui titoli dei romanzi. Questo inizia a parlare e io lì non capisco. Dopo 10 minuti esplode con una domanda che, secondo me, che mi ha aperto un mondo. La domanda era questa: chi è il protagonista dei 3 moschettieri? E tutti rispondono
ovviamente D'Artagnan. E la domanda che lui fa, vi rendete conto che questo è un semiologo, è un teorico della letteratura, ma non un semiologo di formazione. Dopodiché la domanda che gli fa è: ma D'Artagnan non è un moschettiere? Allora perché si intitola Tre moschettieri? Cioè, perché voi leggete un testo il cui titolo non rispecchia la struttura di quello che voi leggete? Dovete tentare di dare una risposta a questa domanda, perché se non siete in grado di dare una risposta a questa domanda non capite qual è la dinamica del testo che voi state leggendo. Ma ne faccio un altro di esempio che faceva sempre lui. Chi è il protagonista di Anna Karenina e perché quel romanzo si chiama Anna Karenina? Perché il punto è che la protagonista di quella storia tenta di tornare a essere Anna Karenina, ma il problema è che non ci riesce a essere. Quindi il problema è, quel titolo mi serve semplicemente per ragionare, non mi serve, non è la sintesi di quello che io leggerò, è solamente, se volete, l'appiglio per farsi delle altre domande. Allora, perché vi dico questo? Perché noi viviamo in un paese in cui la produzione storiografica degli ultimi 50 anni, di cui io credo che una delle figure essenziali, non l'ho mai sentito come un mio maestro, però dopodiché rispetto alla qualità del lavoro, che Renzo De Felice, sia quella di dirti: io ti consegno la storia vera. E io penso che se uno storico pensa di consegnarti la storia vera è un suicida, è uno che sta dicendo che scrivere di storia non serve. Perché se te mi stai consegnando la storia vera, il giorno dopo la storia è una disciplina finita. Finita. Non c'è più nessun bisogno di scrivere una storia, tu hai scritto la verità. Ma se il problema invece è che tu non mi stai raccontando la verità, te mi stai raccontando una costruzione di indagine, allora quello che tu devi dire è che quello che stai tentando di scrivere è al massimo la penultima parola. Non è l'ultima parola, ok? Allora, perché vi dico questo? Perché la domanda che mi è stata fatta e che Costantino mi ha fatto vuol dire molto semplice. Per me, nel mio laboratorio, vuol dire questo: se io voglio discutere e per aprire un cantiere di discussione, il mio problema non è dimostrare che quello che è stato raccontato fino a quel momento va accantonato. Quello che devo tentare di costruire è un laboratorio in cui quello che tu dai per certo e nell'ordine con cui dai per certo non è certo. Perché allora a quel punto quella ricerca ha una sua plausibilità. Non vuol dire che io ti sto raccontando il vero, per essere precisi. Io ti sto semplicemente tentando di fornirti un laboratorio di discussione dove alcune delle cose che tu dai per scontate e per ovvie vengono cambiate e a quel punto, essendo cambiate, cambia anche l'ordine mentale che ti sei costruito rispetto a quella sceneggiatura. Perché il compito dello storico questo è quello di fare in modo che una cosa che te hai percepito fino a quel momento improvvisamente scambi leggermente il punto di vista e la percezione e l'immagine e la costruzione cambia. Non vuol dire che quello che hai studiato fino a quel momento non è vero, ma vuol dire che la realtà è più complicata. Allora, il motivo di fondare una cronologia, perché questo libro è diviso in cinque parti, di cui la parte del 1904 è il primo testo che viene messo in questa antologia, e mi interessava tantissimo dal punto di vista della retorica di quel pezzo. Il primo pezzo che apre questa antologia è una lunga conferenza che Mussolini fa a 21 anni a Ginevra nel marzo del 1904, sul fatto se Dio esiste o no. E a un certo punto, per dimostrare in questa conferenza popolare che Dio non esiste o che Dio esiste, a un certo punto Mussolini esplode dicendo: io sostengo che Dio non esiste. Se Dio esiste, deve manifestarsi entro 5 minuti. Siccome non si manifesta entro 5 minuti, ho dimostrato che Dio non esiste. E io ho trovato che questa dinamica di costruzione dell'argomentazione era fantastica dal punto di vista di come tu convinci il tuo pubblico di cosa significa vendere un'argomentazione e comprarla. È molto moderno, E contemporaneamente contiene molti elementi di quella che è una retorica su cui
si costruisce la costruzione dell'opinione pubblica, che nel 1904 riguardava 100 persone che stavano ascoltando una conferenza in un circolo socialista a Ginevra. 20 anni dopo non era più il circolo socialista di 100 persone, era, se volete, la convinzione in piazza. Però quel meccanismo c'era già. Questo però non porta a dire che tutta la storia era già tutta costruita in quel momento, ma che io devo valutare quali sono le parole che io uso, i sistemi di argomentazione che ho, i libri o i riferimenti culturali che io faccio in quel tipo di conversazioni, e quelle mi definiscono dei tempi. Per cui quello che volevo tirare fuori era in realtà un altro modo di costruire una biografia pubblica a partire da quello che si potrebbe chiamare l'ordine politico del programma politico che questo signore, inizialmente una figura, diciamo così, di secondo piano del Partito Socialista, diventa un protagonista del Partito Socialista, dopodiché acquista altri fenomeni. Non so se ti ho risposto. Ora poi vediamo in questa scansione temporale cosa che cambia, però quello che era interessante era non in dire c'è il personaggio già tutto lì, ma capire come funziona la costruzione di una, come dire, di un trasferimento di convinzione pubblica. Come si fa? Con che parole si usano? Quali immagini si hanno? Che tipo di emozione si deve costruire? Che, se volete, è un tratto molto moderno del rapporto con la politica. Vanno da prendere i discorsi di Filippo Turati per rimanere nello stesso Partito Socialista, o di Claudio Treves, e voi troverete un altro tipo di retorica, troverete un altro tipo di costruzione grammaticale, un altro modello di trasferimento della convinzione. C'entra tantissimo la logica con cui te costruisci l'argomentazione, c'entra tantissimo le parole che usi, il modo di usarle, la sensibilità che hai. Se volete, e qui chiudo su questo punto, l'unica accusa vera che io qui dentro vorrei muovere alla gran parte degli storici è che per fare storia, per scrivere di storia oggi, tu devi aver studiato teoria della letteratura, devi aver studiato semiotica, devi aver studiato come si fa public history, devi aver studiato come si vende un prodotto a qualcuno, perché se questa non l'hai mai studiata è difficile raccontare la storia contemporanea. Che la storia contemporanea, cioè dell'individuo si muove nella contemporaneità, è fatta di vendita di prodotti, non è fatta esclusivamente di argomentazione seicentesca per cui io costruisco un trattato e ti trasformo al vero. È fatta di come te fai la convinzione dell'individuo che sta davanti a te. No, sono assolutamente d'accordo. L'unica cosa è questa, pensando a Mussolini, no? Diciamo la prima parte, in particolare Mussolini, diciamo, socialista, ma lui riesce a costruire già dai primi discorsi, se voi andate a leggere, come mi auguro, di questa antologia, che è chiaro che è una selezione, no? Cioè, i discorsi, eccetera. Lui è un giornalista, e questo secondo me dà un imprint. Tra l'altro, devo dire, al di là che all'inizio fosse socialista, poi cambierebbe, sappiamo un po' la sua biografia, ma in particolare un giornalista che sa molto di politica estera, che penso sia un tratto importante nel costruire quello che tu dici, non so se sei d'accordo, no? Il saper vendere e usare un linguaggio moderno. C'è un giornalista che si muove su, se vogliamo, anche rispetto a un paese che forse è ancora un retaggio, no, ottocentesco, non a caso pensiamo, no, rompere quella che era una tradizione immobile con l'idea di allearsi una prima parte con i futuristi. Che vuol dire anche lì usare un linguaggio delle metafore. Ecco, questa parte qui, che a me è interessato molto leggendo alcuni passaggi, e anche l'altro aspetto, che è un'altra parola che forse, ecco, nel nostro titolo torna, che è anche una cosa di continuità, sciopero e violenza, sciopero generale e violenza, no? Uno dei primi scritti che tu riporti, e in particolare la violenza, no? La violenza che, chiaro, poi con la prima guerra mondiale sappiamo tutto di quello che è successo, cosa vuol dire anche nell'immaginario collettivo, però quello che ti chiedo è appunto, è questo tratto distintivo di rompere non solo con il mondo del, regime precedente, ma anche di introdurre delle novità in cui però il tratto distintivo non solo di rompere una tradizione, se vogliamo anche di smontarla fin dall'uno, cioè
il modello liberale è finito, no? Per dire. Ecco, questo quanto incide anche con la sua capacità di essere un giornalista, che a me secondo me questa cosa qui, no? E che ha vissuto anche un po' all'estero, che conosce alcune cose, che conosce delle lingue, quindi riesce ad assorbire anche una cultura altra. Leggo male oppure questa cosa incide su questo primo momento in cui di questa cronologia che tu proponi ci impegna a riflettere e come lui vende quel prodotto, appunto, tornando agli storici. Allora, io penso che lui sicuramente ha questa caratteristica, non ce l'ha solamente lui nell'Italia di allora, perché un altro dato interessante è che qui non sto parlando di una eccezionalità rispetto a un paese piatto, e che ci sono molte altre figure culturali e politiche che hanno avuto molta meno fortuna dal punto di vista, o molta meno fama dal punto di vista pubblico, che hanno avuto lo stesso tipo di sensibilità. Quindi in qualche modo c'è anche una, un tratto, chiamiamolo così, di, come si potrebbe chiamare, di politico o uomo pubblico di cultura da controsistema, che non è l'unico in Italia in quel momento. Quello che ha di vantaggio e che è interessante sono la somma di, come dire, di sensibilità, di cose orecchiate, in cui te crei un misto che fa in modo che alla fine il prodotto non sia semplicemente la somma delle singole parti, ma sia la costruzione di un'altra sensibilità. Vi do un esempio. Nel primo decennio del Novecento Mussolini, e non è l'unico nell'area socialista, ha una lettura di Sorel, ha una lettura di Nietzsche, ha una grande lettura magari del Darwin popolare, però diciamo così di una visione evoluzionistica della realtà. A un certo punto c'è il problema che l'ideologia politica del partito politico a cui lui appartiene, di fronte alla crisi politica prima ancora della prima guerra mondiale, qui stiamo parlando intorno al 1910-1911, non è più in grado, come dire, di predire futuro. È in grado di fare l'amministrazione del presente, ma non è in grado di predire futuro. Quindi il tema è come io ti invento un'altra visione di futuro. E per farlo, lui si serve di molte diverse connotati, come dire, famiglie politiche, che vanno dall'anarchismo a un nazionalismo, oggi diremo per certi aspetti con un linguaggio sovranista, cioè dove il primo tema è, come dire, il rifiuto di qualcuno che sta sopra il tuo contesto nazionale. Apparentemente è un linguaggio molto anticapitalista, con quel vocabolario, ma c'ha già dentro tutta una spiegazione di tipo complottista, c'ha già dentro una spiegazione di tipo controfattuale, non spiegata, perché una delle caratteristiche è: io ti do la soluzione ma non ti spiego come c'è tutto. Io ti do la dimostrazione di quello che dico, cioè ti dico che quello che dico esiste, ma non ti dimostro come io faccia sapere che esiste. Quindi, se volete, da un punto di vista, in questo non c'è un tratto diverso rispetto al suo tempo, perché il tempo, se voi andate a prendere il modo del linguaggio della politica dei primi 10 anni del Novecento in Italia, la sensibilità pubblica su cui te costruisci opinione, se voi andate a prendere i grandi oratori di destra e di sinistra, nazionalisti e socialisti, tutti hanno un linguaggio classico del catechismo, cioè io ti devo distribuire verità, dopo si discute se le verità che ti sto distribuendo sono dimostrabili, però io prima di tutto ti distribuisco verità, che è paradossalmente il modo di comunicare di un leader politico
o di un creatore di opinione pubblica, in un modello culturale basato su un alto tasso di analfabetismo e quindi di non lettura autonoma dell'individuo, per cui io quello che ti do tu ricevi. E allo stesso tempo però, 100 anni dopo, io potrei anche dire che quel tipo di retorica è basata sul fatto, non è più dipendente se io c'ho un paese alfabetizzato o analfabeta, è dato dal fatto se sono abituato o no a misurarmi sulla verifica di ciò che ascolto o di ciò che ripeto sulla base delle fonti che mi vengono fornite e non solamente sulla base di altre formule che si confrontano con delle formule. Quello che voglio dire è che se io guardo il linguaggio culturale di questo signore, e non solo suo, fra gli anni 1907-1908 e gli anni della Prima Guerra Mondiale, il primo dato importante è che voi avete la costruzione di un linguaggio culturale pubblico che non ha bisogno di avere delle dimostrazioni per sostenere ciò che sostiene. Ma, altro dato fondamentale del modello culturale della prima metà del Novecento, quindi indipendentemente anche dalla biografia politica Mussolini, consiste essenzialmente nel ripeterlo. Se io ripeto, allora quella cosa è vera. Che è molto diverso dal modello comunicativo e di acculturazione sia di società alfabetizzate, sia di società a basso tasso di alfabetizzazione che voi avete nella seconda metà dell'Ottocento. Per esempio, nella seconda metà dell'Ottocento il processo di alfabetizzazione è dato dal teatro, è dato dalla scenografia di piazza. Nella prima metà del Novecento l'alfabetizzazione è data apparentemente da un testo che io ti lascio, con cui ti lascio da solo, e quindi tu sei, fra virgolette, in solitaria a guardarlo, a leggerlo o ascoltarlo, ma di cui gli elementi di interpretazione sono già dati da chi te lo fornisce. Vi do un esempio. Noi la maggior parte della comunicazione che ancora oggi è così, a dimostrazione che non ne siamo usciti da quel codice, la maggior parte del modello comunicativo su cui costruisco grandi identità di massa, a partire dall'inizio del Novecento, io ce l'ho sulla satira e sulla vignetta. Se voi andate a prendere in serie le vignette giornalistiche che partono dal 1901-1902 e arrivano fino alla Prima Guerra Mondiale, la costruzione di chi è il nemico, di come funziona, di come parla, non deriva dal fatto che io leggo cose che quello produce. Io arrivo a percepire l'identificazione su quel tipo di contenuto attraverso la sua raffigurazione comica. Lo stesso vale, quando si dice che Mussolini aveva una grande capacità giornalistica, e nella sua generazione la capacità giornalistica ce l'avevano, per esempio, a suo modo, dopo di lui, però indipendentemente dall'ideologia, ce l'avevano Gramsci, ce l'avevano Gobetti, Croce molto meno, Giovanni Gentile molto meno. Perché quelli sono capaci di fare linguaggio pubblico? Lasciamo perdere quanto consenso hanno. Perché partono, sanno che per comunicare a qualcuno, se tu non stai parlando in un salotto, tu devi usare le immagini, l'evento o il simbolo con cui quelle persone si confrontano e incontrano quotidianamente mentre escono di casa la mattina e ritornano a casa la sera. Non gli devi raccontare le scene del mondo, te li devi raccontare il mondo attraverso le cose che quelli vedono tutti i giorni passando. Se non lo fai, la tua funzione di alfabetizzazione di massa è semplicemente fallita. Questo è quello che Mussolini fa e capisce, lo fa anche Gramsci, che buono. Fa, prima ancora di fondare l'ordine nuovo, andate a prendere pezzi di Gramsci che escono su L'Avanti piemontese, che sono delle note di costume, prima ancora di essere degli articoli politici, sono la descrizione delle categorie comportamentali, del modo di vestire, dell'uso dell'aggettivo che ha l'avvocato, il commerciante, il bottegaio, il, che ne so,
quello che gestisce il negozio alimentare, ma quello voleva dire come io faccio a fondo del giornale. Io devo far scoprire il mondo attraverso le figure delle persone che lui incontra tutti i giorni. Per cui non gli parlerò mai del grande industriale, perché il grande industriale non lo vede. Ora, questo tipo di linguaggio è importante perché il punto essenziale è ogni volta come costruisci il tuo nemico, dove te concentri l'attenzione della tua critica, dove te mobiliti le passioni per costruire l'altro da te. E questo, guardate, è un pezzo di linguaggio molto interessante anche, che non è semplicemente la teoria. Mussolini non è un teorico, a differenza di Antonio Gramsci, e forse anche di Coberti, ma è soprattutto un grande costruttore di metafore. E quelle metafore andranno, spesso sono delle metafore ambigue, doppie. Quindi, così come è i tre moschettieri d'Artagnan. Cioè, si tratta di capire come funziona quello che sto leggendo e cosa io trattengo di quello che sto leggendo. Cosa io mi porto a casa e cosa io vedrò il giorno dopo o non vedrò nell'immaginario, o cosa non vedrò mai. Quello è un dato importante, che lo fa essere un intellettuale molto moderno. A questa categoria vuol dire che non lo contrappongo antimoderno. Diciamo così, un intellettuale novecentesco, così forse meno ambiguo come termine. Dentro a questo vocabolario c'è il fatto, differenza, qui sta la prima differenza, diciamo, che vorrei proporre in questa antologia, rispetto al modello De Felice, è che io, secondo me, questa figura pubblica non è giudicabile per le sue coerenze e non è giudicabile per le sue incoerenze, e va giudicata invece per come ogni volta tu costruisci un amico e un nemico, che diventa la chiave con cui tu costruisci politica pubblica. Non so se mi sono spiegato. No, su questo concetto della costruzione del nemico, che mi sembra veramente basilare in tutto il periodo del ventennio, no, già da prima, ma diciamo nel periodo del ventennio, penso ai primi nemici che sono appunto nel linguaggio, sono dei passaggi molto interessanti. Su questo ti volevo chiedere anche il discorso che tu fai, no? Tu hai dei nemici, però sono, come dire, gli riconosci tra virgolette quasi una cittadinanza, no? Che di solito si dice, vabbè, il fascismo, però nella retorica pubblica, voglio di dirlo e poi uno ci crede, ha fatto due errori: quello della legge razziale e allearsi con Hitler, no? Di solito è la guerra, no? Questo nell'uso pubblico, diciamo così, un po' da barra, appunto, no? In cui si vede gli errori, se no alla fine, diciamo, il fascismo è stato un regime, no, che ha fatto anche cose buone. Sono vissuto in 20 anni, qualcosa di buono uno farà pure, no? E tutto il resto. Però a me sembra centrale questa cosa della costruzione del nemico e il passaggio che si ha poi con le leggi razziali. È chiaro, il nemico ce l'ha sempre avuto, diciamo, l'ha costruito fin dall'inizio, no? Diciamo, sono coloro politici che non sono avversari, no? E con i quali tu li vedi, tra virgolette, e li costruisci come coloro che devi, tra virgolette, combattere, degli inferiori. Come sono degli inferiori anche quando poi, tema del colonialismo, pensiamo, no, ai sudditi, a quelli anche, io penso anche ai testimoni di Geova, per intenderci, no, a quelli che appartengono ad altre religioni. Però è vero che con le leggi razziali si fa un passo avanti rispetto alla costruzione del nemico. Questo è, secondo me, è indubbio, perché a quel punto non è più, no, dei cittadini inferiori, ma quasi, no, dei nemici che devono essere, tra virgolette, un nemico che tra l'altro è anche più subdolo perché non lo riconosce, tutto quello che sappiamo. Ecco, non so se sei d'accordo su questo. E poi l'altro aspetto, la costruzione del nemico, nell'idea anche l'altro grande tema della costruzione, diciamo, del linguaggio, l'imperialismo e l'idea della Roma imperiale, che anche lì simboli il linguaggio, che sembra l'altra cosa che caratterizza e ancora oggi caratterizza, se vogliamo, anche l'idea che quello è stato un periodo di gloria, che si è ricostituito l'impero, no?
tanti anni che l'Italia, eccetera, eccetera. Quindi questo aspetto, costruzione di nemico dall'altra e ritorno all'impero romano, alla retorica, no, dell'Italia ritorna sulle scene internazionali, siamo un paese, tra virgolette, moderno, che ha un Mare Nostrum, ha una sua area di influenza. Quanto ha pesato, se effettivamente questa lettura, che in parte forse spero di aver capito leggendo alcuni passaggi del tuo testo, è vera, fino a che punto ancora forse su alcuni aspetti non siamo riusciti un po' a depurarli della nostra retorica anche attuale, del linguaggio politico. Allora, prendiamo un attimo questa roba sul nemico e su quello che è. Ve la faccio un attimo più articolata e un po' più lunga, poi arriva la questione sulle leggi razziali. Allora, nella logica di Mussolini, io in questo libro divido la biografia politica e la biografia pubblica di Mussolini in cinque fasi, che si distinguono rispetto all'organizzazione biografica che Renzo De Felice ha fatto nei volumi della biografia. Nella biografia di Renzo De Felice la divisione è questa. Nascita, diciamo, fino alla fondazione dei fasci, è quello che lo chiama il volume che si chiama Mussolini il rivoluzionario. Poi c'è un secondo volume che si chiama Mussolini il fascista, che va dal 1920 al 1929, con la firma dei patti laterali Renzi. Poi c'è Mussolini, gli anni del consenso, diciamo, Mussolini il dittatore, che va dal 1929 al 1940, c'è cioè una divisione del 36, un primo tomo che finisce nel 36, il secondo tomo arriva fino al 40. Poi c'è Mussolini l'alleato, che è quello che va dal 40 fino alla guerra. Vabbè, non comprerà lei perché lei pensa felice e morto, grazie. Allora, perché non mi soddisfa questa distinzione e quindi dov'è il tema, stando semplicemente anche sul tema del nemico? Io penso che esista un Mussolini socialista che ha un'idea di nemico. Il nemico è appunto il grande capitale, è anche il socialista riformista per certi aspetti. Poi esiste una roba che io chiamo né destra né sinistra, cioè quando Mussolini fa il famoso articolo che lo tira fuori dal PSI, siamo nell'ottobre del 1914, quando fa l'articolo che esce sull'Avanti, il 18 ottobre del 1914, dove lui sostiene che non è necessario rimanere neutralisti, perché forse vi ricordo che lui lo fa da direttore dell'Avanti, lo pubblica la domenica da direttore dell'Avanti. E la domenica è il giorno di diffusione militante dell'Avanti. Quindi c'è tutta una... In questo c'è una grande intuizione di come fare, perché se l'avesse pubblicato in qualsiasi altro giorno della settimana era un articolo che rimaneva fra le letture possibili. Ma la domenica è come quando oggi noi andiamo in edicola, andiamo a comprare il giornale col supplemento. Cioè, guardate, non è... Lì c'è anche un'intelligenza politica che quando te fa l'uscita, eh? Comunque sia, lui, secondo me, tra allora e... Io non lo metto in un momento in confonda i fasci di combattimento, cioè il 23 marzo del 19, la svolta. Per me la svolta, che è data da chi consideri che sia nemico, avviene nel maggio 1920. Perché? Perché durante questo periodo, per Mussolini, per esempio, lui fa degli articoli in cui difende alcune componenti dei socialisti europei. Non è totalmente antisocialista. Crede che la ricostruzione di questo paese la debbano fare coloro che hanno fatto la guerra, che sono i veri italiani, ma il soggetto culturale e organizzativo con cui pensarla è il sindacato. E ha questa posizione fino al maggio 1920, cioè fino alla prima occupazione, al primo grande sciopero generale che c'è in Piemonte contro l'abolizione dell'ora legale. Perché il tema dell'abolizione o no dell'ora legale, che era stata immessa durante la prima guerra mondiale, voleva dire come te cambiavi i ritmi di lavoro. Esce. Fino a quel momento Mussolini ancora, con tante critiche, però ritiene che la ricostruzione economica, sociale e politica dell'Italia del primo dopoguerra si possa fare con un solo soggetto politico. E questo soggetto politico è la Confederazione Generale del Lavoro. A partire
dal 15 maggio 1920, lo fa un editoriale, in cui stabilisce chi è il nemico. E il nemico è la sinistra tutta. Quattro giorni dopo c'è il secondo congresso dei fasci di combattimento, e questa linea viene utilizzata. 50 giorni dopo voi avete il primo fenomeno di mobilitazione di massa a carattere razzista in Italia contro gli sloveni, che è l'incendio della casa di cultura slovena a Trieste, guidata dal leader Francesco Giunta, che è un leader politico dei fasci di combattimento di Firenze, trasportato a Trieste esattamente per costruire quella linea politica. Dopodiché avrete l'inizio vero a quel punto dello squadrismo agrario, che c'era e non c'era, almeno fino alle prime forme strutturate, ma ancora non diffuse, è del febbraio 1920, e a quel punto per me comincia una terza fase che si chiama la costruzione della dittatura, che avviene tra il momento in cui ti stabilisci chi è il tuo nemico politico, culturale, sociale, e l'abolizione dei partiti politici, che avviene il 9 novembre 1926. Dopodiché c'è una quarta fase che si chiama, che io ho chiamato, la costruzione del sistema totalitario, e che arriva fino alla guerra italo-etiopica inclusa, cioè fino al 5 maggio 1936, e poi c'è un'ultima parte che si chiama il compimento del totalitarismo, che va dal 1936 alla morte di Mussolini. Perché dentro ogni volta c'è un'idea di nemico. Però vi voglio dire anche un'altra cosa molto importante. Quando noi parliamo di regime fascista, dobbiamo intenderci su chi lo fa. Perché il regime fascista, dal punto di vista, come dire, della costruzione legislativa, degli apparati, non lo fanno i fascisti. Cioè, se vuole sapere, la prima linea dei fasci di combattimento e poi del Partito Nazionale Fascista, che viene fondato il 9 novembre 1921 al terzo congresso al Teatro dell'Augustero a Roma, se vuole sapere quell'organigramma di partito, quell'organigramma di partito non è quello che fa le grandi riforme strutturali che farà il regime. Ve l'elenco quali sono le grandi riforme. Sistema giuridico e codice giuridico lo fa Alfredo Rocco, nazionalista. Riforma scolastica, Giovanni Gentile, nazionalista. Politiche sociali della famiglia, Corrado Gini, nazionalista. Politiche bancarie, su cui poi si costruisce la legge bancaria del 1936, Luigi Federzoni, nazionalista. Voi non troverete né Italo Balbo, non ci troverete Farinacci, non ci trovate Aldo Grandi, nessuno di questi ci trovate. Vuol dire che quello che noi chiamiamo sistema politico fascista di regime ha un'origine culturale politica, di paradigma politico, nel movimento nazionalista italiano. Questo è uno dei motivi per cui, secondo me, vi faccio un salto di 20 anni successivo, uno dei motivi per cui noi non abbiamo fatto i conti dopo il 45 con quelle strutture di regime, è perché aver identificato quelle strutture di regime con un partito politico è, non dico sbagliato, diciamo semplicemente parziale, o se volete è inesatto, perché tu devi farli in realtà con una cultura politica che l'Italia del secondo dopoguerra non ha mai discusso, e che è il nazionalismo italiano, tanto per essere chiari. Ritorno sul tema 26. Allora, una volta che te costruisci quel sistema, è perché, dopodiché il 29, quando te hai i patti lateranensi, lì sì che è una data per certi aspetti interessante, ma lo è da un altro punto di vista. Non perché te è il compimento della dittatura, perché quel paradigma politico con cui hai costruito l'impalcatura del regime, e quindi la struttura legislativa del regime, in quel momento, paradossalmente, nel momento perché firmi quel tipo di patto, quel tipo di
componente culturale politica, che è quello che ha fatto la trasformazione del regime in dittatura, non è d'accordo, perché i nazionalisti di andare a un accordo con la Chiesa non erano assolutamente d'accordo, perché significava perdere il primato dello Stato-nazione rispetto a un altro ente che Stato-nazione non è e che in qualche modo non è controllabile dallo Stato-nazione, per cui capirete che tutta la discussione successiva su quelle che erano, per esempio, le organizzazioni giovanili, se erano possibili o no da tenere da parte del movimento della Chiesa, di quello che potresti chiamare le organizzazioni tipo Azione Cattolica, tipo le attività di ricreazione, su cui ci sarà un grande scontro in Italia tra Chiesa e sistema, non era dovuto al fatto che la Chiesa in sé era antifascista, ma dipendeva da chi controllava, e in questo un signore come Alfredo Rocco, che nel 27, quando capisce che ormai si sta andando verso la firma dell'accordo, prima ancora che divenga pubblica la partita, si dimette, torna a fare professore all'università. Giovanni Gentile se n'è già andato nel 1925. Gli unici due che rimangono strutturali sono Federzone da una parte e Corrado Gini dall'altra. Corrado Gini è quello che ha fatto tutto il tema della demografia, della famiglia numerosa, di tutta la partita, diciamo così, del rapporto famiglia individuo-Stato, se volete, che secondo me oggi riecheggia sulle parole di quello che oggi chiamiamo sostituzione etnica. Ha un'origine, quella partita, non è che improvvisamente lo scopri. C'è un'origine. Dopo si può fare conti o meno con quel paradigma sociologico, però c'è un'origine. Ora, le leggi razziali sono interessanti, ma lo sono secondo me in una maniera molto diversa da come ne abbiamo discusso negli ultimi 20 anni in Italia. Mi spiego cosa voglio dire. Mussolini, che è uno che ha avuto sempre un grande occhio per la politica estera, ha un rapporto privilegiato fino al 1922 circa con le politiche, con chi fa politica estera, con la visione di politica estera dei francesi. Poi ha un suo fascino per l'impero britannico, almeno per circa a lungo degli anni 20. A partire dal 26-27 il suo fascino è diviso in due. Quello pubblico, cioè quindi quello che lui gioca direttamente, è il rapporto con gli Stati Uniti. Perché c'è tutta una grande attenzione a come, a dove tu fai una politica che non abbia l'occhio contrario degli Stati Uniti. Non è solamente un motivo per cui c'è lì un pezzo di immigrazione italiana che ti interessa coltivare. C'è anche un ragionamento su cosa significano investimenti, modelli industriali, eccetera. L'altro aspetto, che non riguarda Benito Mussolini in prima persona, ma in qualche modo lui lo sostiene, che riguarda tutto il mondo, diciamo, dei tecnici italiani, è diviso sostanzialmente in due pezzi. Un pezzo dei tecnici italiani, degli ingegneri, soprattutto degli ingegneri, ha un grande fascino per il modello statunitense, un altro pezzo ce l'ha per l'esperienza del primo piano quinquennale sovietico. Per cui, cosa che pochi raccontano, c'è tutto un grande fascino per quello che è quel modello di sviluppo industriale. Perché se volete, quando si ragiona sulle opere di bonifica a partire dal 1931, indipendentemente dalle cose che ha scritto Francesco Filippi, per cui te fai le bonifiche, ci investi, il vero investimento riguarda il 10-15%, quindi in gran parte quei numeri sono semifasulli, oppure i soldi che vai a prendere per le bonifiche in gran parte derivano dai fondi finanziati per le pensioni di guerra. Cioè, quindi, al di là, diciamo così, della propaganda, c'è però un modello industriale che ci sta dietro, che non è semplicemente il modello, fra virgolette, del New Deal americano, ma c'è dentro anche un grande attenzione al modello che oggi si chiamerebbe delle industrializzazioni forzate in Unione Sovietica tra 1929-30 e 1933. Uno di quei soggetti è l'Ucraina, su cui ingegneri italiani vanno a vedere come si fa. Questo modello improvvisamente cambia nell'attenzione di Benito Mussolini a partire dalla metà del 1934. C'è un testo che lui scrive
nel settembre del 1934 ed è un editoriale del Popolo d'Italia, cioè quindi non è che lui fa la nota e lo distribuisce a ministri, no, lui scrive un editoriale che è per i militanti, su cui si tratta di costruire un'ideologia. Questo pezzo si chiama, ve lo dico perché non mi ricordo esattamente il titolo, però voi capirete dal titolo dove si va. Il pezzo si intitola La razza bianca muore, punto interrogativo. Il pezzo esce il 9 settembre del 1934, non esce a novembre del 38, eh? Il 9 settembre 1934 è il primo pezzo dove si dice uno dei rischi è che l'Europa perde il suo primato, e quindi si tratta di dover affermare il primato su quello che oggi noi chiameremo terzo mondo, su quello che si chiama l'aldilà del Mediterraneo. È l'inizio della preparazione di propaganda che porta alla guerra italo-etiopica. Ok? Dopodiché voi avete che, a differenza dei sistemi legislativi della colonia in Libia e in Tripolitania, che avevano lasciato incerto cosa te guardavi sul tema integrazione o non integrazione dei colonizzati, la guerra italo-etiopica produce una legislazione di tipo razzista. Dove sta la differenza sulla legislazione razziale del 38? È che la legislazione razziale del 36, che riguarda gli etiopi, stabilisce chi non diventa cittadino italiano. La legge del 38 stabilisce chi retrocede dalla sua identità di cittadino italiano. Questa è una differenza strutturale, guardate, perché non è che il razzismo è nato per caso, no, no. Te hai due dinamiche. La prima dice chi vuoi che non sia uguale a te, ed è quello che tu hai già in corso d'opera da almeno 3 anni, per non dire 10, dopo le rivolte in Tripolitana fra il 25 e il 29. E quello che stabilisce chi non vuoi che contamini te, dove allora si innesta un altro meccanismo interessante, tipico dei sistemi totalitari, per cui tu spieghi le tue difficoltà con qualcuno che vuole il tuo male. Per cui il tema diventa che quella legislazione razziale del 38 non è semplicemente che stabilisce chi è sopra e chi è sotto, stabilisce che tu espelli qualcuno, non importa quanti, dall'appartenenza al tuo gruppo nazionale, perché quello che pensi è che questi signori vogliano trasformare te, vogliono che tu non sia più te. È diverso, eh? Molto diverso. In questo, per essere chiari, allora c'è un altro passaggio interessante, cioè se il totalitarismo, quello che a me sembra siano i passaggi di costruzione di un sistema totalitario, che vuol dire per esempio come fai le politiche per l'infanzia, come te che tipo di modello educativo hai, che tipo di culture fai, come dire, della nazionalizzazione delle masse, direbbe Gheorghe Mosse, in Italia, che è quello che avviene fra il 26 e il 35 dal punto di vista delle politiche sociali applicate, che è quindi tutto il tema delle vacanze, del sostegno alla famiglia, delle colonie, eccetera, eccetera. Dopo, quel pezzo di ragionamento rimane ancora valido, ma si innesta su un'altra spiegazione politica, dove il problema diventa di nuovo come te costruisci l'idea di nemico, che non è opposta a quello precedente, però è molto diversa rispetto a quello precedente, e che implica allora quello che io chiamo un completamento del sistema totalitario, dove indubbiamente un peso ce l'ha le scelte che te stai facendo di alleanze, per cui ovviamente c'entra l'alleanza con Hitler, ma c'entra tantissimo un altro aspetto che potrebbe essere un tema che ce lo portiamo avanti fino ad ora: che idea di Europa hai te? Come spieghi cosa non deve trasformarsi o deve trasformarsi dell'idea di Europa? Dove il problema è cos'è la cultura europea? Qual è il confine che ti stabilisci? Guardate, vi do un altro elemento che non ho infilato qua dentro, ma che è interessante. Nel 1932 viene fatto un convegno dall'Accademia d'Italia sul concetto d'Europa, dove voi troverete gran parte del vocabolario, non del federalismo europeo all'Altiero Spinelli,
ma voi troverete gran parte delle idee su cosa debba essere o non debba essere l'Europa che voi trovate nel linguaggio pubblico delle idee d'Europa degli ultimi 30 anni, sia di chi, fra virgolette, vuole l'Europa, però la vuole a un certo tipo di confine, sia di chi pensa che il fondamento dell'Europa sia se te c'hai una società che è cristiana. Se non è cristiana, non è cattolica, non è Europa. Per spiegarsi. Per cui stabilisci dove tu hai dei confini a questo punto, che sono dati non semplicemente da dove te tracci una linea di confine, ma dove quel confine è fra virgolette, un passaggio culturale, non è semplicemente un luogo di transito. È chiaro solo dire? Per cui, dove dentro a questo punto c'è anche un tema della violenza. Ma se volete, mi prendo subito se è violenza, se no ti do. No, vai. Allora, quando si parla di violenza nel caso del fascismo, la cosa interessante è come il fascismo ha raccontato la violenza, secondo me. Vi do un esempio banale. E soprattutto cosa intendiamo con violenza politica. Perché guardate, la violenza non è semplicemente opprimere fisicamente, dare un segno fisico sul corpo di un avversario o colpire fisicamente un avversario. Un regime di violenza può benissimo essere esercitato senza fare un atto fisico, perché il problema della violenza è se io temo la possibilità della violenza prima ancora di subire violenza, o meglio, se volete subire violenza e anche non volerla, non si identifica col subirla fisicamente, ma avere un rapporto, diciamo così, subordinato potere, per cui io mi limito nelle mie azioni perché temo che questa cosa accada. E la possibilità del potere che ha esercitato violenza e continua a esercitarla, la esercita anche senza farla, semplicemente col timore che quell'altro che la guarda ha di subirla. Primo punto. Secondo punto. Non so, magari da queste parti, magari forse ci può essere in qualche biblioteca ancora, non lo so. Però se vi capita, guardatelo, perché è molto interessante. Nel 1932 viene fatta una mostra che si chiama Mostra del decennale della rivoluzione fascista. È una mostra a cui Mussolini e gran parte della cultura e della responsabilità culturale sia del partito che in parte degli esponenti culturali fascisti punta tantissimo per costruire, se volete, un racconto nazionale. Tenete presente che dal punto di vista della narrazione pubblica, l'ultima volta che in Italia era stata fatta un'iniziativa nazionale per raccontare la storia italiana si arriva al 1911, cioè al cinquantennale dell'Unità d'Italia. Chi magari non si ricorderà del 1961, ma sicuramente vi ricorderete tutti del 2011, costruire un anniversario dell'unità italiana ha spesso significato ricostruire un manuale pubblico, collettivo di cosa significa essere italiani. Bene? Allora, nel 1932 cioè, questa commissione parte costruendo inizialmente la mostra sulla rivoluzione fascista doveva essere pensata, era stata pensata per fare il celebrare il decennale della fondazione del fascismo combattimento e quindi doveva essere nel 1929 a Milano, città dove a lungo Mussolini è andato perché la sentiva la sua città, non era Roma la sua città. Fino al 1925 Mussolini, quando deve fare grandi discorsi di mobilitazione, non li fa a Roma, li fa a Milano. Altro dato interessante, se volete. Comunque, chi pensa la mostra sul fascismo la pensa nel 1929 e la pensa come decennale della fondazione del fascismo. Poi, a un certo punto, l'organizzazione comincia a allungarsi, per cui decidono di farla nel decennale della marcia su Roma e per cui decidono di farla non più a Milano, perché appunto il decennale della marcia su Roma tu non vai a celebrare a Milano, vai a celebrare a Roma, e la fanno a Roma al Palazzo Nazionale delle Esposizioni, che ancora oggi, se andate a Via Nazionale, lo trovate. Ok? Ora, cosa è interessante di questa mostra? È interessante ciò che non è. Vi faccio un esempio parallelo. Negli stessi anni in cui venne fatta la mostra per il decennale nel 1932, nel 1933,
36, ma siamo sullo stesso lunghezza d'onda. In Unione Sovietica viene pensata la mostra per il ventennale dell'ultimo ottobre. E nel 1937 Adolf Hitler pensa e realizza una mostra sulla realizzazione del Reich Hitleriano tedesco. Tutte e due, negli oggetti, nei simboli, hanno al centro, per il 90% del loro spazio espositivo, tutto ciò che hanno fatto dopo la data che celebrano. Cioè, quindi, la mostra sovietica si occupa di raccontare tutto quello che è stato fatto al domani del 17, di raccontare il primo piano quinquennale, di raccontare la costruzione delle grandi opere, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per la Germania hitleriana. La Germania nazista, quando fa la mostra nel 1937, racconta il riscatto rispetto agli anni della crisi, rispetto alla Germania di Weimar, cioè, quindi il tema è il 33-37 nel caso tedesco. Bene. Voi andate a prendere il catalogo della mostra fatta per il decennale della rivoluzione fascista. L'80% va dal 1914 al 1924. Non c'è un pannello sulle bonifiche, non c'è un pannello su quello che voi chiamate mostra, non ce n'è uno. Ma il tema è fare un percorso in cui quello che si esalta è la storia di una minoranza nel 1914, che lentamente aveva la coscienza di sé, di rappresentare un paese, fino a che non diventa partito e prende il potere. La mostra, gli ultimi tre stanze si occupano del periodo 1922-1924, cioè l'anno, quello che Emilio Gentile in un volume chiama, fu subito regime, cioè l'anno in cui vengono fatte le trasformazioni, diciamo, giuridiche, legislative, per esempio la legge elettorale, che trasformano il sistema. Avete poi una stanza dedicata ai fasci italiani all'estero, ma il resto c'è più. E la domanda è: perché un sistema politico che non ha opposizioni dichiarate, cioè con cui le opposizioni sono ridotte al minimo se ci sono, fa una mostra in cui non parla dei suoi successi, ma racconta la sua storia di essere l'antipaese? Perché lo fa? E io mi sono dato questa risposta. Perché il problema che ha Benito Mussolini, in quel momento, e che ha il quadro dirigente del PNF, è come si fa a creare una generazione che lì sostituirà 10 anni dopo. E quindi il tema è: come faccio a trasferire mito politico, non cosa io sono capace di fare, ma mito politico, per costruire una generazione politica che ha 20 anni in quel momento? La marcia su Roma, se l'ha vista, l'ha vista perché l'hanno visto lo zio, il nonno, il papà, ma loro non l'hanno vista, e che dovrà ereditare quel regime. In quel momento il segretario del PNF è Storace, lo sarà, è il segretario del partito che dura di più di tutti nella storia del PNF, dal 1931 al 1939. Dopo di lui ci saranno 4 segretari del PNF che durano tutto ogni volta un anno. È gente che ha, in quel momento che diventa segretario, 30 anni, 31 anni, 28. Cioè è un'altra generazione che non c'entra con la generazione che ha fatto il regime. E uno si chiede perché. E secondo me questo avviene perché il problema è bypassare una generazione che tu avvisi come perturbativa del tuo sistema di potere, che non riguarda quel tipo di sfiducia o di diffidenza. Benito Mussolini non la scopre la sera del 25 luglio. La non fiducia rispetto ai suoi, quella è radicata già negli anni 30. E gran parte di quel sistema è essenzialmente per costruire una generazione che ancora non c'è e che va costruito, che quindi amplifica l'elemento della forza, se volete, di costruzione totalitaria. Perché non devi convincere, devi creare. Questa è la politica che sottostà in quel decennio di totalitarismo in Italia. Che non vuol dire se te crei i campi di sterminio, se te fai quante persone deporti. Non lo valuto da quello. Il totalitarismo si misura per la quantità di acculturazione che produce, per la quantità di identificazione che produce nei suoi amministrati. Lì si verifica il totalitarismo.
non dalla quantità di morti che produce. E comunque non sono quelli che fanno in modo che quel sistema totalitario viva. Perché un sistema totalitario viva, io devo avere una capacità di mobilitazione collettiva e devo creare identificazione tra chi è governato e chi governa. Dopodiché il problema diventa, da parte di chi è governato, chi identifica con l'attore che governa, chi è quell'attore che governa, quanto entourage esprime, quanto possibilità di emancipazione si dà o di crescita si dà. Per cui in questo sistema, per me, il meccanismo è molto meno provinciale dell'immagine che noi abbiamo, è culturalmente molto più costruito. È fatto di tantissimi simboli che tu crei, cosa che non c'è negli anni 20, e quindi nel primo decennio del sistema. Il secondo decennio del sistema è fatto di luoghi simbolici, di luoghi di memoria, del fatto di costruire qualcosa che deve servire a una generazione successiva. Non è fatto per i reduci, è fatto per il tipo di generazione che te vuoi creare. Quella è una preoccupazione che, a seconda dei valori e dei modelli pedagogici, culturali, comportamentali, valoriali che tu definisci, stabiliscono se quello che ti trovi di fronte è un sistema politico liberale, democratico, avanzato, totalitario, autoritario. Su quello si definiscono, secondo me. Ora ho risposto? Assolutamente, anche tanta carne al fuoco. Prima poi di aprire anche il dibattito, altre due questioni che mi stanno a cuore. Al di là, adesso non vorrei aprire tutta una parentesi su cos'è il sistema totalitario e autoritario, perché se ci rifacciamo a Hannah Arendt, no? Sappiamo che lei immaginava il sistema costruito dal fascismo come un sistema, diciamo, un semi-totalitarismo o un totalitarismo imperfetto. Perché appunto, no, le due cose che tu dicevi, in particolare la non violenza diffusa, il fatto di avere dei contropoteri contro la Chiesa e la monarchia. Però adesso magari hai già chiarito alcuni di questi punti. Passiamo ad altri due aspetti che poi c'entrano con la violenza, ma in parte la mobilitazione, no? Che è l'altro pezzo, diciamo, penso, di un sistema riesce a mobilitare i propri cittadini e a costruire un regime, tra virgolette, che risponde a alcune parole d'ordine. Al di là adesso del sabato fascista, oppure della radunata, il dopolavoro, le colonie, cioè comunque è uno Stato che ti penetra, decide della tua vita anche del tempo libero. Cioè un sistema totalitario, anche gli aspetti familiari, la moralità, no? All'interno dei rapporti più intimi, appunto costruire 6 milioni di baionette, cioè tutto costruire, cioè produrre. No, la nuova mobilitazione di giovani per portarli alla guerra. E questo è l'altro pezzo, secondo me, che poi di costruire noi giovani libro e moschetto, no? Il pezzo della scuola e tutto il resto. Allora, qui torniamo al fatto del nemico anche esterno, non solo interno, no? Perché alla fine è dentro questa violenza anche c'è dentro un periodo, un attimo, ho messo voi quella? No, se no, penso a, appunto, a, ecco, perché poi quando pensiamo alla violenza, io immagino anche un filo conduttore che ci porta dallo squadrismo. Io almeno l'ho verificato lavorando anche sul territorio, sulle biografie di alcuni di questi, chiamiamoli squadristi, che hanno un'evoluzione anche lì del tema, che partono con le idee delle squadre d'azione, poi quasi tutti entrano nella milizia. E quasi tutti poi entrano nella Repubblica Sociale. Parlo dei capi dello squadrismo, diciamo, del Picento. E quasi tutti poi, alcuni di loro almeno, quando si tratterà di partire con la mobilitazione per le conquiste in Libia, oppure per la guerra della riconquista, tra virgolette, della Libia, oppure per l'Etiopia, eccetera, eccetera, alcuni accettano anche di, con questo aspetto, se vuoi, anche parte volontaria, oppure delle Brigate Nere, che arriveranno dopo, ma loro che seguono le truppe tedesche in ritirata, le ritroviamo poi al nord tra le Brigate Nere. Però ecco, la mobilitazione alla guerra, alla violenza, in particolare dentro la Seconda Guerra Mondiale, che mi sembra l'altro tema
forte, diciamo, anche dei discorsi, diciamo, l'ultimo pezzo, no, di questa biografia, quella che va dal 40 al 45, se vuoi dal 39, adesso, vabbè, stando anche a ritornando un po' a smontare anche la cronologia, diciamo, di Renzo De Felice. Il tema della guerra, il tema del bellicismo, il tema appunto che ritorna alla violenza, il nemico esterno, iniziare dall'antislavismo che tu ci hai indicato, il tema dell'imperialismo, secondo me quest'idea anche, no, di un nuovo ordine mediterraneo, citando Rodogno, ma se vuoi anche poi mondiale, che c'entra anche con il tema dell'Europa che tu hai toccato, in cui magari Mussolini aveva anche una sua idea, no, che poi tra i vari discorsi riemerge. Ecco, anche questo, quanto pesa l'idea appunto di mobilitare le masse per le guerre, per nuovi spazi, no? Che poi Hitler ne farà un segno identitario, però come sappiamo bene Mussolini arriva prima di Hitler a identificare, a costruire questo spazio vitale, no? Se uno usa la parola spazio vitale è chiaro che abbiamo in mente Hitler, no? Però Mussolini lo fa prima, secondo me, e lo fa anche con una costruzione molto convincente, tornando al sistema totalitario e il nuovo ordine mondiale. Allora, se io sto nello spazio geografico, prendendo la cartina geografica dell'Europa, se io voglio considerare qual è lo spazio che Mussolini pensa, a partire da lui, capo del governo in questo caso, allora indubitabilmente il primo spazio che lui pensa è uno spazio che riguarda l'Adriatico Mediterraneo, cioè quindi è... eliminiamo la questione di fiume, che in qualche modo per lui, diventato capo del governo, voleva dire ridare un ruolo pubblico a Gabriele D'Annunzio, cioè quindi era meglio tenerla a casa Gabriele D'Annunzio. Per cui il primo spazio, quando lui pensa all'Albania, ci pensa esattamente perché il punto è dove io vado a costruire un sistema di relazioni, che a questo punto deve definire anche una, come dire, un sistema di traffici. Mi spiego cosa voglio dire. Se voi andate a prendere l'organizzazione del Mediterraneo a partire dal 500, una cosa è la presenza, chiamiamola così, di sistemi imperiali, che vuol dire in quel caso Spagna sostanzialmente, ok? Ma il dato fondamentale è che il punto vero degli spazi del Mediterraneo dal 500 al 700, 800 non lo fa semplicemente se io conquisto pezzi di terra che sboccano al mare, ma se io creo un sistema di smercio e di, potresti dire, di punti di approdo e di appoggio che io ho dentro a quel fra virgolette lago salato. Per cui se io voglio capire perché io ho un'espansione territoriale che in gran parte è impero spagnolo nel Mediterraneo, ma il vero dominio del Mediterraneo c'era l'impero, la Gran Bretagna e per certi aspetti l'Olanda, io devo studiare non quanti terreni io occupo, ma quanti dock di porto io controllo, in un sistema che ha uno spazio di movimento al massimo di 2-3 giorni, cioè io so che se mi sposto da un punto a un altro punto arrivo a un altro punto dove io ho il mio sistema d'appoggio che è a 2-3 giorni massimo di spostamento. Tutto il sistema commerciale mediterraneo fra 500 e 700 vive di chi controlla questi pezzi. Non importa se il confronto è tra Spagna e Impero Ottomano, il problema è che c'è il controllo dei punti di approdo. E che il dato importante sia dato dal controllo dei punti di approdo è dato dal fatto che le navi inglesi che girano nel Mediterraneo nel 600, a differenza di tutte le altre navi che girano nel 600, laddove hanno un dock di appoggio, e quindi vuol dire che portano economia, a differenza delle altre navi che quando si avvicinano al porto salutano con un colpo di cannone il porto in cui stanno entrando,
mondo, riconoscendo un potere territoriale di quel porto, tutti i porti mediterranei tra il 600 e l'800, all'avvicinarsi delle navi inglesi, sono loro a fare un colpo di cannone per salutare la nave inglese che arriva. Il che dice chi è il padrone? Allora, nell'occhio di Mussolini, quando si va a prendere il Mediterraneo degli anni 20, il Mediterraneo degli anni 20 da cosa è costituito? È costituito da una presenza francese, una presenza inglese e, anche se diminuito, da una forza, cioè quello che rimane dell'ex impero turco, ok? Rompere quel tipo di assedio o avere uno spazio nel Mediterraneo voleva dire fare delle politiche che erano per certi aspetti espansive, per certi altri aspetti erano commerciali. Cosa fa? Cosa fa il Ministero degli Esteri sostanzialmente? Apre una serie, come i dock inglesi del 600, apre una serie di punti dove? Alessandria d'Egitto, dove comincia a aprire scuole di lingua italiana. Ok? La politica di Dante Alighieri, se la voglio studiare, è esattamente questa. Le fa a Haifa, le fa a Smirne, le fa a Tunisi. Dopodiché tenta di farle e prova a farle fra il 1125 e il 1127 in Spagna. Lui che c'ha il tema della Seconda Repubblica Spagnola, su cui non riesce più a capire come si organizza. E lì c'è un primo elemento fondamentale in cui dobbiamo leggere il concordato di carattere mediterraneo. Perché quel concordato dice che quella partita politica che tu hai risolto solamente, apparentemente sembra che sia un rapporto dentro l'Italia, in realtà vuol dire che tu ti candidi a essere una forza politica in cui un certo pezzo di mondo cattolico mediterraneo, mediterraneo vuol dire Portogallo, Spagna, Francia, Austria e un pezzo di Grecia, riconoscono a te che ricomponi una frattura politica. Quindi noi dobbiamo guardare il concordato non semplicemente come il risanamento di una vecchia questione interna all'Italia, ma dobbiamo guardarlo anche da un altro punto di vista, come quello si potrebbe chiamare una variante culturale politica di una geopolitica, parola che viene fondata in Italia negli anni 30. Ok? Il famoso convegno, l'ho detto prima, del 32 nasce come prima attività dell'Istituto di Geopolitica. La rivista Politica Politica nasceva nel 1938. Ma in ogni caso, cioè, noi dobbiamo guardare esattamente per quella funzione. E in quella funzione, per rimanere al discorso sulle leggi razziali, uno dei vettori con cui il potere fascista ragiona è un pezzo dell'intellettualità ebraica italiana. Perché il rabbino che viene mandato a Alessandria d'Egitto, che poi sarà il rabbino capo di Roma fino al 1950, dopo il 1945, è di fatto un rappresentante di regime. No, tanto per dire che la storia è molto più complicata di come non ce la raccontiamo, non è che ci sono delle identità date verticali che nel tempo sono sempre uguali. Cioè, quello che noi dobbiamo capire, per esempio, e questo vale su tutte le politiche fatte, per esempio, nella Palestina mandataria britannica nel corso degli anni 30, da parte del regime fascista italiano. Anche le politiche che vengono fatte a Haifa, a Tel Aviv, prima ancora che a Gerusalemme, in quegli anni. E lo dico perché forse noi di quel tipo di strategia politica, che non è una strategia di secondo
di secondo grado, no, no, c'è una intenzionalità di pensarsi potenza. Se non di pensarsi potenza internazionale, certamente di pensarsi potenza regionale in un'area vasta, lì c'è un tema molto, molto importante, secondo me, di quello che sta in questa idea di spazio mediterraneo, dove il problema di come te ricomponi l'insurrezione appunto in Tripolitania, fra, che scoppia nel 26, 27, dura fino al 1931, e che ha come, come dire, protagonista fondamentale un signore che si chiama Graziani, per fare dei nomi e cognomi, sta dentro una politica di controllo del territorio. Quindi non è su cui ci sono mire, ci sono anche intenzioni di pensare delle politiche, che fino al 1933-34 stanno dentro appunto quell'area di interesse che guarda verso gli Stati Uniti. Non necessariamente, tenete presente che in quel momento l'Italia fa parte di un cosiddetto patto a quattro, che è Italia, Francia, Inghilterra, il quarto qual è? Com'è? Stati Uniti. Cioè, per cui è dentro un'idea di quello che tu pensi di essere il tuo ruolo di pacificazione in Europa, che nel frattempo comincia a variare, perché la carta politica dell'Europa o dei regimi politici in Europa cambia. L'Italia non ha delle politiche sull'est Europa in quel momento, ma ce l'ha sul sud, ce l'ha in un tentativo in cui tu devi barcamenarti fra Francia e Inghilterra, che per certi aspetti sono, non dico degli alleati, ma sono in qualche modo tuoi partner, almeno fino a tutta la metà del 34, e dopo la situazione cambia. Per cui, e cambia perché la tua politica cambia, non solamente perché scopri che c'è un alleato in Germania che potenzialmente è un tuo alleato. Questo avviene ancora prima di praticare quel tipo di alleato. Se sto risposto. Cosa è rimasto? Perché i nostri tempi si stanno stringendo. No, assolutamente, vabbè, lì dopo ci sarebbe tutto un discorso da aprire, appunto, dopo in particolare la fondazione dell'impero e appunto quello che cambia, anche l'avvicinamento agli aspetti economici, come tu dicevi, poi noi storici, anche lì l'idea anche, no, che abbiamo bisogno di carbone, che continuiamo il vicino alla Germania nazista, è anche quello, gli accordi per avere il carbone dopo l'isolamento, tra virgolette, parziale della guerra d'Etiopia. Beh, tante cose, come avete visto, in particolare l'antologia può essere letta come un vero e proprio laboratorio che magari, come diceva David, ci possono dare tanti discorsi di Mussolini e non solo, scritti, anche una cronologia diversa, riflettere anche su modi di guardare quel periodo, no? E ripeto, tante, tante domande. E spero che da parte vostra ci siano delle domande da rivolgere al nostro ospite, perché penso che, ripeto, tante cose, tante sollecitazioni, e lascio la parola a voi per dibattere, chiedere, curiosità. Abbiamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, ma ce la facciamo. Chi è che interviene? Domande, curiosità? Ecco. Buonasera. Ma come avviene questa trasformazione di Mussolini da direttore dell'Avanti, quindi socialista, a questa nuova identità, diciamo, politica, prima contro la guerra, poi a favore della guerra? Tutta questa trasformazione, cioè, l'appoggio della borghesia, dell'industria italiana, ha avuto un'influenza? Non so se ce l'ha avuta, ma il fenomeno Mussolini nel 1914 è un fenomeno che riguarda gran parte dei partiti socialisti europei. Cioè, non dobbiamo pensare che Mussolini sia un'eccezione che da sinistra in quel partito o in quel tipo di partito
va da un'altra parte. Nel 1914, a fuori della guerra, ci sono degli antimilitaristi che sono stati antimilitaristi dal 1907 al 1914 e che hanno fatto settimanali antimilitaristi e che si dichiarano favorevoli alla guerra. Ci sono anarchici che smettono di essere anarchici e sono a favore della guerra. Ci sono sindacalisti rivoluzionari che avrebbero fino al giorno prima avrebbero detto se c'è la guerra facciamo lo sciopero rivoluzionario, che decidono che va bene la guerra. Cioè, c'è un clima in Europa in quel momento che fa di lui un personaggio simbolicamente rappresentativo, perché lui aveva un ruolo pubblico, ma non perché lui sia l'unico, lui non è l'eccezione che conferma la regola, lui è una figura che insieme a moltissime altre fa un passaggio. In quel passaggio però, lo dico perché appunto non è che uno improvvisamente il giorno dopo rovescia completamente tutto ciò che ha sostenuto fino al giorno prima e cambia opinione radicalmente. Lui nel 1915, quindi il pezzo che esce sull'Avanti esce il 18 ottobre del 14, lui nel luglio 1915 scrive sul suo giornale un lungo pezzo culturale, lunghissimo, dedicato a Jean Jaurès, ucciso nel luglio, il 30 luglio del 1914, da un nazionalista francese che voleva la guerra. Jaurès in quel momento è l'oratore fondamentale del Partito Socialista Francese. È quello che ha scritto i testi fondamentali sul rapporto pace-guerra e pace-socialismo dal 1910 sul concetto di socialismo e nazione tra 1908-9 e 1914. E lui nel 1915, un anno dopo la morte di Jaurès, il pezzo, cioè, l'ho incluso dentro questa antologia, lui scrive un pezzo dove rivendica una sua identificazione con Jaurès, perché il punto è: se tu vuoi costruire comunque un sistema democratico, tu devi scegliere la guerra come male minore, non puoi scegliere la non guerra. E paradossalmente sono molto più guerrafondai di Mussolini i socialisti tedeschi, Kautsky, per fare un nome che poi dopo la guerra avrà un'altra posizione, per dirne uno. Sono molto più guerrafondai, molto più convinti della guerra, i leader del Partito Socialista Francese, che finita la guerra saranno tra i fondatori del Partito Comunista Francese contro la guerra, ma dove dirne un altro. Perché i veri oppositori in Francia, a differenza dell'Italia, che della guerra saranno non i socialisti e nemmeno quelli che tra i socialisti poi diventeranno comunisti, ma sono gli anarco-sindacalisti. Sono Pierre Monnet, Alfred Rosmer, sono questi che sono quelli che hanno una linea pacifista, che rimarranno delle minoranze ancora dopo il 1919. Lo stesso vale in Inghilterra, Dentro il Partito Laburista la maggioranza è a favore della guerra, non è contro la guerra. Allora, lui ha, se vogliamo, una dimensione di impegno pubblico molto urlato, ma non è una biografia in quel momento distonica rispetto a un pezzo rilevante della militanza, della dirigenza socialista internazionale in Europa. Se sono dimostrati, e sono dimostrati in buona parte, i finanziamenti che lui riceve per fondare il Popolo d'Italia, dentro a quei finanziamenti, un pezzo di quei finanziamenti, vengono anche da membri del Partito Socialista che sono a favore della guerra in quel momento. Cioè, per cui, è uno dei motivi per cui quel giornale, a lungo, fino a oltre la fine della guerra, su questo tema rimane ambiguo. Vi do solamente un altro tema interessante. Quando Mussolini, quando c'è Caporetto, Mussolini fa un pezzo dopo Caporetto in cui non difende le gerarchie militari che fanno plotoni di esecuzione contro chi, come dire, fa l'esperienza della prima volta di tutti a casa, naturalmente è un'espressione che noi ci trasporteremo negli anni 60 con un film, ma lui sostiene che il futuro di questo paese ce l'ha chi, anche se ha
lasciato il fucile, dopo in qualche modo l'ha ripreso in mano. Questo pezzo si chiama Trincerocrazia. E il tema è che il futuro politico dell'Italia non ce l'hanno in mano né i politici che hanno aperto la guerra, non ce l'hanno in mano i partiti politici che hanno sostenuto la guerra. Il futuro ce l'hanno in mano chi dalle trincee, con uno spirito rivoluzionario, è uscito avendo un'idea di identità nazionale, che, se volete, è un pezzo rilevante di un pezzo di cultura che può essere